buongiorno, venerdì il Movimento 5 Stelle ha partecipato agli stati generali dei giornalisti precari e freelance, perché crediamo che l'informazione, la pluralità dell'informazione, la libertà dell'informazione e la sua correttezza sia strettamente legato al destino dei giornalisti precari economico e la loro capacità di essere autonomi nel loro lavoro. Attualmente non è così, perché abbiamo che il 65% dei giornalisti autonomi guadagna circa 5.000 euro lordi all'anno, una cifra che naturalmente non garantisce né la dignità della propria professione né una capacità di autonomia piena. Basta dire che vengono pagati anche 5 euro al pezzo lordi, e quindi per arrivare a un 15 euro lordi al giorno devono produrre 3 pezzi in un'intera giornata, e questo naturalmente va a scapito anche dell'approfondimento delle notizie stesse. Ma esistono anche casi di persone che lavorano per un grande editore stampa, il Corriere della Sera, che però per 10-15 anni di lavoro con questi editori sono ancora in una situazione precaria, con contratti Coco Pro, e sono anni che nel giornalismo non ci sono più assunzioni a tempo indeterminato dei giornalisti. Oggi c'è un comitato che sta lavorando sull'equo compenso per i giornalisti stessi, ma qualcosa che si è avviato, su cui si stava approfondendo anche venerdì, durante la giornata di venerdì mattina, ma che comunque potrebbe avere i suoi limiti. Basti pensare, per esempio, che è previsto che i giornali che non applicano l'equo compenso perdano i benefici pubblici. Questo è un problema, perché si lega l'equo compenso con il finanziamento pubblico all'editoria, e quindi anche tutti gli altri, considerato che solo il 10% viene finanziato, delle testate viene finanziato da denaro pubblico, se escludiamo diretto, se escludiamo diciamo il finanziamento indiretto, quello naturalmente andrebbe su tutti i giornali, visto che sono delle agevolazioni fiscali. Naturalmente la portata di questo sistema ecocompenso potrebbe essere fortemente ridotto. Quello che il Movimento 5 Stelle si impegnerà a fare nei prossimi mesi è uno stretto colloquio, uno stretto confronto con i giornalisti precari e freelance, che sono la maggioranza in questo paese, per studiare un sistema che garantisca loro l'indipendenza, garantisca loro la dignità economica, senza passaggi attraverso finanziamenti diretti alle testate o ad organi preposti. A noi piacerebbe un modello che tuteli direttamente i giornalisti precari, sia nelle forme contrattuali, sia nella loro indipendenza, nella loro dignità economica. Ci metteremo a servizio anche di questo problema. A presto.